Uno spazio libero, zona franca della cultura. Non ci sono conti da pagare, tessere da prendere, moduli da firmare. Tutto si basa sulla fiducia. Se ti piace un libro, lo prendi e poi lo riporti. L'iniziativa è dell'amministrazione comunale di Fiorano Asserio e si presenta come una casetta di legno collocata fuori dal municipio. Si ispira chiaramente alle Little Free Library, ormai sempre più diffuse anche in Italia. Piccoli spazi dove scambiarsi libri, dai saggi ai romanzi, dalla poesia alle storie per bambini. La sindaca Clara Poli spiega com'è nata l'idea a Fiorano. Quando abbiamo avuto un contributo per la realizzazione della piazzetta antistante il comune, l'assessore Asti ha proposto all'amministrazione la costruzione di una casetta del libro che si chiama Il Segnalibro. Abbiamo avuto l'intervento di due volontari che si sono dati da fare per costruirla. Uno è il signor Guerini Pietro e l'altro è il geometra Nosari Ettore. Devo dire che la casetta è uscita molto bene, sta prendendo piede, così come è stato per la casetta dell'acqua, quando all'inizio tutti, e ancora adesso vedo che funziona, così è per la casetta del libro, dove le persone possono accedere liberamente, prendere quei libri che possono interessare e andare poi a consegnarli o a metterne degli altri. Finora, attraverso la videocamera, non ci sono stati dispetti, non c'è stato nulla e la cosa vedo che viene usata molto, è molto gradita e ci fa molto molto piacere anche per quei volontari che davvero ci hanno messo l'anima nel costruirla. È uscita veramente molto bene. Le poche semplici regole per utilizzare la casetta si possono leggere all'ingresso. L'orario di apertura va dalle 9 alle 21. Questo fa parte di quei servizi per le persone che non vogliono uscire dal paese, vogliono restare nell'ambito del nostro paese, ma vogliono avere la possibilità di scambi, di avere tutti quei piccoli servizi che ti rendono la vita gradevole. E credo di aver raggiunto, che abbiamo raggiunto tutti insieme questo obiettivo.